Era sempre allegra, gioiosa. La mattina, ti ripeto, l'ultima volta che l'ho vista in sala, vedevo una ragazza spensierata al massimo. Abbiamo studiato nella stessa scuola di danza. Naturalmente, io mi sono diplomato prima di lei perché poi ho iniziato la mia carriera e lei ancora doveva finire gli studi perché, essendo più piccola di età, non me l'aspettavo neanche, ma sono rimasto proprio allibito perché conosco Alessandra, ma non è che una ragazza tranquilla di più, una ragazza serenissima, sempre contenta, sempre felice. Infatti, vedere un po' sul suo profilo Facebook, c'è sempre foto sorridenti, una ragazza che spruzzava vita da tutte le parti. So che c'era fidanzata, so pure che era una brava persona, però poi secondo me quando si perde la testa, mai giudicare in queste situazioni. Io l'ho vista, ti dico la verità, l'ho vista ultimamente un po' di mesi fa, a lezione la mattina, ed era contentissima, sai, si vede quando una persona sta bene. Aveva anche ripreso a studiare danza perché poi lei naturalmente faceva pure tipo PR nei locali, una cosa di questa, capito? Quindi era abbastanza conosciuta. Era sempre allegra, gioiosa. La mattina, ti ripeto, l'ultima volta che l'ho vista in sala, vedevo una ragazza spensierata al massimo.